Bentornati a tutti. Oggi è lunedì, 7 agosto, 2023. Di seguito la previsione dell'oroscopo di Paolo Fox. Oroscopo Capricorno. Nervosetti con la luna in quadratura. Sarà la quadratura lunare in Ariete, segno di Marte, sta di fatto che oggi vedete davvero rosso. Discussioni in famiglia riguardo alle iniziative per il futuro, se si parla di abbellire la casa. Subito scoppia un parapiglia, tra dissensi su modalità, tempi e gusti personali. Solo di una cosa dovreste tener conto tutti insieme, il budget da destinare all'impresa, se vi mancano i dindi converrà cambiare progetto fin da subito. Il ritorno di una persona a cui pensate molto e spesso, molto desiderata. Potrebbe essere un vostro ex partner che amate ancora ma anche un amico a cui tenete tanto. Qualcuno sta per tornare a farsi vivo e a riprendere il suo posto nella vostra vita. Può anche significare che presto amici e parenti lontani verranno a farvi visita. Sentirete la necessità di un forte cambiamento su tutto, ma se sul lavoro non sarà facile, questo potrebbe rivelarsi semplice in amore. Provateci. Un buon inizio per chi ha messo su un'attività in proprio da poco. Tuttavia non lasciatevi prendere dai facili entusiasmi e metteteci ancora tanto impegno se volete consolidare una posizione che avete acquisito. Sii espansivo, affettuoso, ma non intrometterti delle situazioni altrui. Impedimenti vari ma senza conseguenze. Dovrai combattere per ottenere ciò che desideri. Per i nati di lunedì tra le 8 e le 18 è proprio una giornata grigia e piatta. Non lasciatevi prendere tuttavia la mano dalla tristezza o dall'angoscia. Non è proprio il caso. Se vi sentite tristi e disperate, sappiate che Giove e Venere presto potrebbero cambiare i vostri giorni. Mercurio potrebbe di colpo favorire ottime intese. Oggi alcune novità potrebbero destare in voi delle preoccupazioni e mettervi in ansia, niente paura, sono novità che non intaccano niente della vostra vita. In alcuni casi, anzi, si potrebbero rivelare positive e darvi nuove opportunità. Non date sempre colpa alla crisi se il vostro progetto non sembra decollare, è che ci lavorate poco e senza entusiasmo. Non lasciatevi prendere dallo scoraggiamento e lavorate di più intorno e sul progetto. Non avete molto da recriminare se la vostra ultima storia d'amore è finita prematuramente e senza un vero perché. Forse non avete considerato che in coppia è richiesto che ad amare siano in due. In single oggi potrebbero invece sprecare ottime occasioni proprio in amore. Non sprecate la vostra pazienza dietro i capricci del partner. Capirà da solo quanto sta sbagliando. Tutti i vestiti trendy, i gioielli, le auto di lusso e così via richiedono molto denaro. Se avete anche altre spese da affrontare, sarà bene stringere la cinghia su qualsiasi cosa, senza fare troppo le vittime. Non potete sempre pretendere che gli altri provino i vostri stessi sentimenti di fronte ad una stessa situazione. In questa giornata è consigliabile rifugiarsi tra le amorevoli cure dei vostri amici, che vi supportano, qualsiasi cosa combiniate. Quadro di questa lunedì di piena estate abbastanza discreto, c'è solo da tenere sotto controllo un certo nervosismo che vi può attraversare durante la giornata, quando meno ve lo aspettate e soprattutto se festeggiate il vostro compleanno dal 5 al 15 di gennaio. Magnetico e possente, Plutone nel vostro segno fa il bello e il cattivo tempo. Cattivo in realtà, a giudicare dalla quadratura che lancia alla Luna, coprendola di nuvole temporalesche. Ininfluenti nel vostro caso Venere e il Sole, che dall'ottava casa, la più segreta e misteriosa, si limita a darvi tacite indicazioni o a consigliarvi di andare a farvi leggere i tarocchi dalla vecchia zia o dalla maga del paese dove vi trovate in vacanza. Amore ed Eros. Grande amore nei vostri ricordi, condito di nostalgia, se siete stati voi la causa della rottura forse c'è ancora spazio per il rilancio, importante agire tempestivamente, aprendo finalmente il cuore e scusandovi per le vostre malefatte, lui o lei capirà, non aspetta altro. La Luna occupa quest'oggi un segno per voi non molto favorevole, l'Ariete, facendo in modo che la vostra vita sentimentale accusi qualche piccolo problema di comunicazione con la vostra dolce metà.
illuminare dell'espansione e dell'intesa totale chiede caratteristiche di affiatamento, partecipazione emotiva, trasporto sensuale, e voi vi sentite chiamati a una sfida cui parteciperete con discreto entusiasmo. La serata si configura allietata comunque da atmosfere romantiche, da assaporare pian piano, come a voi più piace. Lavoro e denaro? Grande affare in casa, soprattutto in cucina, se avete un piano di conquista, seguite alla lettera il consiglio della nonna secondo cui la via del cuore passa attraverso lo stomaco. Sogni rivelatori, sul vostro passato, i vostri desideri, le vostre paure recondite, in pratica vi ritrovate a letto, si fa per dire, con Jung o Freud. Nulla da fare invece con il lotto, i numeri che cercherete di ricavare dalla trama saranno fasulli, la solfa cambia solo se a rivelarveli, con impressionante timidezza, è la figura di un familiare scomparso, a lui si dovete credere, in questo caso Giocatelli. Il vostro segno rappresenta l'isola, che descrive benissimo il vostro atteggiamento di distacco dal mondo, l'isola vi appartiene interamente come simbolo. E molti popoli e nazioni, non tutti, però, che hanno scelto di vivere su un'isola, sono legati al Capricorno. Prima di tutto il Giappone con la sua impronta marziana intesa anche come vocazione militaresca, la severa disciplina mentale, la visione filosofica dell'esistenza non manca una grande abilità tecnologica che è patrimonio di questa popolazione. Più vicina a noi italiani la Capricornino Grecia, culla della civiltà, con la sua capitale, la magnifica Atene. Benessere. Stomaco delicato ma oggi fate finta di niente. I manicaretti preparati da voi stessi e offerti a un pranzo importante vi fanno desistere e gustare tutto. Poi sgorgherete con il bicarbonato. Per lei, spiaggia o pineta a Marcord, stessi paesaggi della vostra infanzia, qui venivate in colonia o con i nonni. Passeggiata tra rimembranze, tutte belle le tappe salienti della vostra vita, comunque siano hanno sempre un'aura magica, ringraziatele per avervi condotte fin qua. Per lui, anche se avete già passato la quarantina, con mammina conservate un legame speciale, a lei raccontate proprio tutto, anche le vostre conquiste, per filo e per segno. Colore delle emozioni, aragosta. Barometro dell'umore, variabile. Pagellina del giorno. Sentimenti, 10, attività, 9, finanze, 10, benessere, 6. Grazie per aver guardato il video. Se trovi il video interessante e utile, non dimenticare di premere il pulsante mi piace, sarà per me una grande fonte di motivazione per realizzare più video di qualità. Ci vediamo!